Sant'Ippolito per la 13ª edizione di Scolpire in Piazza. Con noi ci sono due degli scalpellini di Sant'Ippolito, Dario Battistoni e Filippo Ferri. Voi è tanti anni, vero, che scolpite e che partecipate comunque a questa edizione di Scolpire in Piazza? Sì, è tanti anni che partecipiamo a questa edizione, dalla prima edizione, che poi adesso da 5 anni a questa parte, diciamo, è stato anche ripreso anche il corso della lavorazione della pietra arenaria, e poi, diciamo, è anche un momento anche per, diciamo, per mostrare anche i nostri lavori, far conoscere, ecco, i nostri manufatti, e quindi è una cosa molto bella. Filippo, allora, non solo scultore ma anche insegnante, ti abbiamo visto scolpire insieme ai ragazzi. Sì, insieme ai ragazzi delle scuole medie di Sant'Ippolito. Sono bravi? Sì, abbastanza, fanno un po' arrabbiare, però dai, si impegnano. Sì, li abbiamo visti molto impegnati comunque e molto interessati anche a questa cosa. Sì, sono interessati, però rispetto agli adulti si stancano più facilmente, no? Rispetto agli adulti, perché... Beh, alla mentalità di uno giovane, sì, che un pochino... Di giovane, sì, pensano più a divertirsi, a giocare, ad altre cose, no? L'insegnante è un po' cattivo, invece, invece Dario, hai lavorato anche con la gente adulta, il loro approccio invece con la scultura è diverso, diceva Filippo. Guarda, la gente, ecco, che i corsisti che, diciamo, in questi anni, in questi 5 anni, da quanto è stato ripreso il corso di scultura, perché era stato interrotto e poi ripreso, questa gente qua, sì, gente anche grande, l'ho vista molto, molto interessata, molto, molto interessata, e, diciamo, ecco, e veniva con piacere, quindi anche i loro lavori sotto le nostre, diciamo, le nostre guide sotto, hanno, diciamo, ci fa piacere che abbiano un po', ecco, capito le nozioni, ecco, principali, ecco, della lavorazione della pietra, e quindi ci fa piacere. E allora, scolpite solo pietra arenaria o anche altri tipi di pietra? E poi, un approccio alla pietra, te vedi la pietra e poi e da lì vedi quello che puoi ricavare da quella pietra, tipo ha un'anima e ti dice lei quello che vuole essere e diventare, o parti te con un'idea, un progetto e poi lo realizzi sulla pietra che trovi? Sì, dipende dal tipo di pietra. C'è la pietra che ha una forma naturale che ti ispira un qualcosa, no? Ti dà. E invece c'è la pietra squadrata o rettangolare, la forma che quella lì devi pensare a un progetto, un disegno, che in precedenza devi pensare a qualcosa. E le pietre che si utilizzano sono di diverse tipologie, c'è l'arenaria comune, che sarebbe l'arenaria del posto, e poi abbiamo pietre tipo un pochino più dure, tipo marmo, pietra rosa, che anche quelle sono molto belle da lavorare. E sono, l'arenaria forse si presta più a dei soggetti, vengono dei soggetti un pochino più ruvidi, è difficile da levigare. Invece, ma tipo pietre tipo marmi, pietra rosa, così, si prestano alla levigatura, alla lisciatura, e sono belle anche per quello, sono questo tipo di pietre qui. Gli scalpellini di Sant'Ippolito, però, ricordiamo che sono famosi per le Madonnine di Sant'Ippolito, oltre che altre sculture che si trovano poi. Quella del Deplian, di Scolpire in Piazza, una scultura che si trova sopra una porta di una casa di qui di Sant'Ippolito. Sì, quello è un mascherone che venivano realizzati un tempo sopra questi portali, anche per far vedere la notarietà della famiglia, no? Famiglia, un prestigio un po' della famiglia, no? Signorile, così, questi mascheroni qui, le Madonnine di Loreto, proprio è una cosa che caratterizza proprio la zona, il paese di Sant'Ippolito. E ci sono delle nicchie alle pareti, che nelle pareti, sopra, sempre nelle case, così, con queste Madonnine di Loreto, sempre con la stessa forma, sempre questa forma triangolare, il bambino sulla sinistra che, con la mano in posizione di saluto, e c'è l'altra mano che tiene una sfera, che sta a significare, dovrebbe stare a significare la terra, con una croce.
e dopo venivano interpretate in modo diverso da ogni scalpellino che c'erano in quel tempo, no? Ovvio, ognuno con la sua mano un pochino le interpretava o no, le faceva diverse, non tutte uguali. E difatti io faccio un tipo di Madonnina di Loreto, Dario ne fa un altro, Talia ne fa un altro tipo, ognuno ne fa. Beh, ovvio che sennò sarebbe una cosa di fabbrica, invece sì, così no, più... No, dipende anche dal tipo di decorazione, di, no, così. E ultima cosa, è un sito internet, una pagina Facebook dove la gente possa venire a vedere le tue sculture e contattarti? Io non ce l'ho. Non ce l'abbiamo, però abbiamo un bel biglietto da visita. Il biglietto da visita, sì. Ok, qui leggiamo Filippo Ferri, scultore e pittore. E tu invece hai un sito? Sì, io ho un sito, è www.dariobattistoni.it. Ah, per chi volesse vedere le opere di Dario può leggere, andare su internet e leggere la sua storia. La biografia e poi dopo ci sono le opere che sono divise in due parti, soggetti personali e soggetti decorativi. Perfetto, grazie mille. Grazie a te. Grazie Filippo. Grazie.